Parliamo più di rottamazione, perché mi pare di poter dire che la rottamazione c'è, è già nei fatti. Adesso, per cortesia, confrontiamoci sulle idee e sui contenuti e che vinca il migliore. Bisogna comprendere che i giovani chiedono alla musica di funzionare come un elemento di socializzazione, come qualcosa che favorisce una liberazione individuale, un diverso rapporto fra gli individui. Cosa chiedi al tuo integratore di vitamine? Di crescere con te? Certo! Con gli anni le esigenze cambiano. Ci vuole più energia. Una nuova scossa sulla questione rinnovamento e candidature nel Partito Democratico. Dopo il passo indietro di Walter Veltroni, anche Massimo D'Alema annuncia non mi candido, ma pone una condizione legata all'esito delle primarie. Morire, dormire e poi basta. E con il sonno mettere fine alle angosce del cuore e alle mille altre insidie che la carne comporta. Consumazione degna di venire invocata. Morire, dormire. Quante canzoni sul tuo passo cantato che non scordo più. Sopra le dune del deserto infinito, lungo le sponde accarezzate dal mar, per giorni e notti insieme a te ho camminato senza riposare. D'Alema ha detto se vince Bersani io non mi ricandido, ma adesso se vince... Su questa questione la chiudiamo lì, perché noi il congresso del PD se l'abbiamo l'anno prossimo. Adesso le primarie si fanno per decidere chi è il candidato dei progressisti a guidare il paese, un paese che è nei guai. Questi hanno 15 anni di garanzia, ce l'avessi io! Fragilità, il tuo nome è donna. Un breve mese. E prima che fossero vecchi quei calzari con cui del mio povero padre seguiva la bar, sciolta in lacrime come Niobe, bene lei, anche lei. Se per voi la TV è solo d'autore. Se preferite i cult. O volete gustare le nuove frontiere della produzione mondiale. Vorrei tornare a chiedere ai dirigenti della Rete 1 che fine abbia fatto il film che fu girato da Benigni nel 1983, che si chiamava Tutto Benigni e che non è mai andato in onda. E vorrei sapere dai dirigenti della Rete 2 perché non è ancora andata in onda la registrazione della manifestazione del Club Tenco a Sanremo, nella quale appunto anche lì c'era un numero di satira di Benigni. Oltre vorremmo sapere perché Grillo non viene ritenuto... Alfano che dice basta con gli sfascisti, è la risposta appunto che fa il segretario dopo l'intervista di Daniela Santanchè al Foglio. La reazione unanime del PDL alla provocazione di Daniela Santanchè, così la definisce il Secolo d'Italia, che si è travestita da rottamatrice chiedendo l'azzeramento del partito. Faccio una confessione quasi privata, perché non dovrei, ma come dire, per quello che ne so io e dovrei saperne ovviamente, Daniela Santanchè non ha parlato col presidente Berlusconi né ieri, né l'altro ieri, né oggi, e quindi, come dire, la sua posizione non è farina del sacco, cioè non è il ventriloquo di Berlusconi. Ti assicuro che vivendo vicino all'onorevole Santanchè, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Vi ho detto già la settimana scorsa che sarò in campo, la posizione non conta, sarò in campo e alla campagna elettorale parteciperò e mi batterò come un leone. È esattamente questo. Stamattina ho aperto la campagna elettorale. Beh, le due agenzie che sono uscite titolando così, ho sorriso quando le ho viste.
Vedrete nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Ah, nel calcio moderno bisogna saper fare entrambe le cose. È meglio anche se uno fa il portiere, perché se si infortuna anche il secondo portiere deve andare in porta. Il Movimento Popolare non è un partito né un'organizzazione di questo tipo. Quindi chi prende l'iniziativa di costruire il Movimento Popolare sono lavoratori, insegnanti, docenti universitari, uomini di cultura, ma anche studenti, che sono mossi dal desiderio di rendere nuova, diversa la loro vita e di rendere più vivibile la città e il quartiere in cui abitano. Mai ho avuto rapporti intimi di qualsiasi tipo con Rubi, della cui minore età comunque non ero assolutamente a conoscenza, essendo anzi convinto che avesse 24 anni. Si ballava, io però non ho mai partecipato a nessun ballo per un vecchio fioretto di gioventù, ed accadeva quello che si può vedere in qualsiasi locale aperto al pubblico di ogni età. Posso quindi escludere con un'assoluta tranquillità che si siano mai svolte scene di natura. Primarie, voterò e cercherò di appoggiare un candidato del PDL, per esempio Gabriele Albertini, che mi sembra adatto. Albertini, posso dire che lei si candida quindi alle primarie contro Roberto Maroni? No. Voglio essere o non essere, questo è il problema. Questa è la Normandia, D'Alema e Biocca al timone stanno cercando il banco di Merluzzi. D'Alema sta meditando su da fare. Sta chiedendo perché Domine Dio ci ha dato delle giornate così. Caro diario, sono felice solo in mare, nel tragitto tra un'isola che ho appena lasciato e un'altra che devo ancora raggiungere. Ora siamo diretti ad Alicudi, l'isola più lontana, l'isola più selvaggia.